Allora, siamo giovedì, sono le 21, vediamo se Zoom e Facebook collaborano e se siamo finalmente online alla prima botta o come al solito dobbiamo aspettare un attimino. Io aspetto anche Renato, Elisa, perché devi sapere che noi abbiamo degli abbonati in prima fila che arrivano per primi e quindi e di solito ci salutano per dire vi sentiamo, vi vediamo, eccetera, eccetera. Allora, siamo ufficialmente online. Bene. Oh, faccio i saluti come si deve. Buonasera a tutti, bentornati alla consueta live del giovedì. Velocissimo recap per chi si è iscritto oggi, sono arrivate un pochettino di persone. Ciao Renato, buonasera. Questo è Digital Friends, è un gruppo che si occupa di social, di digital, ma con una visione molto ampia, perché appunto andiamo a toccare i vari settori, eccetera, eccetera, e lo facciamo in un modo tranquillo, sciolto, insomma, tra amici, ecco. Quindi se siete appena arrivati, mi raccomando, presentatevi e sappiate che potete chiedere delle domande, ma anche postare degli approfondimenti. Questa sera, come vi ho detto, andiamo in un settore un po' diverso, ma che il digital lo tocca come, magari non ce ne rendiamo conto quando pensiamo ai musei, al patrimonio culturale, ma obiettivamente è un settore che sta crescendo sotto quel punto di vista e ho un ospite super esperta che si occupa proprio di questo. Ciao Elisa Bonaccini. Ciao, ciao Anna, piacere. Intanto grazie e saluto tutti i friends che ci stanno seguendo. Ed è un piacere essere stata invitata da voi, diciamo, per queste chiacchierate. Dai, Quindi sono è stato un bel match, è stato, perché tu hai postato nel gruppo il tuo ultimo libro, anzi, e siccome ultimamente si parla spesso, devo dire, di musei e della loro fruizione all'interno del gruppo, ho detto, ciao, la prendo al volo e le chiedo di fare una live. Fai una piccola introduzione di te stessa, perché è una roba a cui tutti gli ospiti devono sottoporsi. sì, va bene, d'accordo. Allora, ci passo anche io dalle forche caudine. Allora, dunque, io sono un'archeologa di partenza. Dico di partenza perché poi in seguito a tutta una serie di studi, seconda laurea, dottorato, ora sto facendo un secondo dottorato, assegni di ricerca e così via, mi sono concentrata di più sui musei e le nuove tecnologie, sulla comunicazione, sui social media. Ormai appunto scrivo da tanto tempo di questi argomenti, quindi mi sono creata una carriera diciamo scientifica e lavorativa anche, perché se da un lato continuo a fare la carriera dell'archeologa, il lavoro dell'archeologa, dall'altro faccio consulenze per i musei, progettazione e così via, legati appunto alla valorizzazione, fruizione, comunicazione del patrimonio culturale. E quindi questo è il mio ambito. Senti, è da un bel po' di anni ormai che ti occupi di questo, no? Quanti anni sono più o meno? Allora, questa storia viene fuori da una seconda laurea che ho preso mentre facevo lo scavo, mentre scavavo, ho preso alla fine nel 2010, qualcosa del genere, sì, nel 2010, e che voleva essere una seconda opportunità, appunto, è da lì che è nata questa cosa. E volevo occuparmi di musei e nuove tecnologie, trovando difficoltà, ecco, a trovare l'ambito in cui fare allora una tesi seconda laurea che potesse avere questo argomento. Non mi sono sentita di farla in museologia perché in realtà per me quella museologia era già troppo antiquata, perché quello di cui volevo parlare era altro, anche perché la museologia soltanto negli ultimi anni si è svecchiata, ecco, diciamoci. In Italia è stata a lungo quasi solo storia del collezionismo e dell'antiquaria, per intenderci. Quindi io mi sono guardata intorno e ho chiesto una tesi in economia e gestione delle imprese su musei e nuove tecnologie. Quindi ho cominciato una contaminazione che mi ha portato a fare dei corsi di marketing della cultura, di economia della cultura. Sono stata
fuori a fare questi corsi anche con l'Università di Amsterdam, perché improvvisamente noi eravamo bombardati dalle frasi che allora si dicevano che di cultura non si mangia, no? E quindi questa contaminazione invece mi ha aperto improvvisamente gli occhi, ho capito quanto si poteva mangiare di cultura, quindi quanto ci stessero prendendo per i fondelli per farci crescere quelle capre che servono, povere gli animali, mi dispiace per gli animali, che sono tanto intelligenti, però diciamo per farci essere quel popolo accondiscendente e non in grado di intendere e di volere molto spesso, quando invece di cultura, economicamente, e l'economia della cultura studia proprio quello, si può vivere, si può vivere bene. E quindi da qui nasce la cosa. Quindi il mio primo libro era tirato fuori dalla tesi di seconda laurea ed era sui musei e le nuove tecnologie. Era il museo contemporaneo fra marketing e nuove tecnologie, quindi un ambito completamente Nuovo. nuovo, esatto. Poi ne è venuto un altro sulle nuove tecnologie, sempre nel 2011, uno sulla visibilità sul web del patrimonio culturale siciliano, che aveva i QR code, era la fine del 2000, no, l'inizio del 2012, e un libro con i QR code era una cosa, diciamo, piuttosto rara in Italia, se non fosse il primo caso addirittura. Infatti. E poi un dottorato di ricerca, per cui ho pubblicato poi anche il lavoro del dottorato di ricerca, che si intitola Dal web all'app nel 2014. Insomma, mi occupo di questo da un pezzo. Senti, in tutti questi anni ne hai visti tutti i colori, perché obiettivamente, almeno nel mondo della comunicazione del digitale, già da un anno all'altro cambiano tantissime, tantissime cose. Da quale punto sei partita? Cioè, il primissimo libro rispetto all'ultimo sembra essere, secondo me, passato un Sì, secolo, no? Cioè. sembra passato un secolo. Ci sono delle cose che in realtà alcune tecnologie non sono tanto cambiate, sono semplicemente più applicate, più distribuite, ok? Perché i QR code o le tags RFID, per esempio, ci sono in circolazione o la realtà aumentata, c'è già da oltre un decennio, anche 15 anni alcune cose. Per cui sì, è semplicemente, cioè quello che ho scritto nel 2011 è assolutamente ancora Valido. valido. Perché quelle tecnologie esistono ancora, sono semplicemente appunto più note, il pubblico si è abituato a queste tecnologie e a cercarle. Quindi se è cambiato qualcosa è cambiato sicuramente la propensione del pubblico nei confronti delle tecnologie e anche il cercare un'offerta digitale da parte di un pubblico che si annoia di fronte alle vetrine solite, diciamo, dei musei, stile collezionismo e antiquaria. Quindi se qualcosa è cambiato è questo. Dall'oggi ci sono stati dei momenti, ecco, che secondo me, perlomeno in Italia, sono stati dei punti fermi. Uno è stato l'exploit nel 2013 di invasioni digitali, di cui faccio parte sin dalla fondazione. E che è stata una risposta da parte della gente, quindi dal basso, e già i processi partecipativi erano anche quelli, grazie ai social media, molto in uso, soprattutto fuori. E lì c'è anche qui c'è un punto fondamentale, che è il libro che scrisse Nina Simon nel 2010, The Participatory Museum. Questo dal punto di vista proprio del cambio di prospettiva che c'è stato. Nel 2013 facciamo le invasioni digitali perché il Ministero dei Beni Culturali decide di sopprimere la settimana della cultura per mancanza di finanziamenti. E lì la gente, noi, blogger, amanti della cultura, gente che si occupava di social media, i primi gruppi di Instagrammer, di Eagers, eccetera, l'Associazione dei Piccoli Musei, ci riappropriamo dal basso del patrimonio culturale volendolo condividere sui social. E sono servite due edizioni di Invasioni Digitali prima che cambiasse la nostra legge sulle foto nei musei in Italia, perché solo col decreto Franceschini del maggio del 2014 che l'uso delle foto per la pubblicazione sui
social media è stata consentita. È il 2014, è l'altro ieri. E cioè, da questo punto di vista, se uno ci pensa, sono 6 anni fa. In 6 anni è cambiato tantissimo. E in quest'ultimo anno, più o meno quasi, il rush che c'è stato, è stato enorme. Forse se ci sono, due settori in cui, forse sono 3 settori, ecco, si è stati costretti a correre. Uno è quello dei musei, quindi del settore culturale in generale, perché ne fanno parte anche le biblioteche, gli archivi, eccetera. L'altro è quello della sanità, che ha dovuto cercare di, anche lì, di mettersi ai ripari di ciò che non era stato fatto prima. E quello della scuola, che è ancora, Ancora in alto indietro. mare, in alto mare. Ma quello che è venuto fuori per tutti è che l'Italia, cioè, c'è un divide dal punto di vista infrastrutturale, di competenze, eccetera, enorme, che non si è colmato in questi 20 anni, cioè abbiamo avuto 20-25 anni per metterci al passo come hanno fatto altri paesi in Europa con i fondi europei, e noi abbiamo restituito soldi, li abbiamo spesi male. Il settore della cultura e dei musei ha sicuramente avuto ha riscontrato, ecco forse, o ha sbattuto, ecco forse. Perché non si era mai, non avevano mai fatto il conto sulla chiusura totale, cioè il distanziamento o le visite a piccoli gruppi, eccetera. In certe circostanze, tipo al Cenacolo Vinciano a Milano, Certo, ci ci si sono, perché sono abitua, legate certo. alla conservazione, ma l'obbligo, ecco, in altri contesti. In tutti gli altri contesti, in realtà, era qualcosa di sicuramente inimmaginabile. Si è dovuto cercare di trovare fuori, e fuori ha significato fuori che non erano piazze piene di gente perché non c'era nessuno in giro, fuori significava solo l'online in quel momento, di cercare fuori, di rimanere in contatto con un pubblico che improvvisamente è stato appunto anche lì tagliato fuori. Poteva essere quello degli abitudinari che andavano alle manifestazioni, alle presentazioni di libri piuttosto che alle mostre, oltre ovviamente al turista vero e proprio. Però è cambiato molto ed è un processo sicuramente, non torneremo indietro, ecco, da tutto questo. Ecco, questo mi interessava sapere perché c'è sempre l'idea, almeno ho l'impressione, no? Che alcune soluzioni vengano adottate per tappare il buco. Alcune lo hanno fatto. Ecco, fantastico, fantastico. Senti, rispetto ovviamente alla tua esperienza e alla tua conoscenza, adesso che un po' la macchina ha cominciato a rodarsi un pochettino meglio, quanto indietro siamo rispetto ad altri paesi europei e quanto secondo te ci vorrà per metterci al pari? Allora, se uno va a vedere le classifiche europee, qua si dice che scura il cuore, cioè in Sicilia, cioè noi siamo sempre, da sempre, ai livelli più bassi dell'Europa, insieme alla Bulgaria, alla Grecia e alla Turchia, che ancora non è Europa, ma viene molto spesso conteggiata. Abbiamo bisogno di una rete infrastrutturale che non è né distribuita geograficamente in maniera adeguata, né è l'infrastruttura tecnologica giusta, perché noi parliamo di 4G, 5G, eccetera, e poi magari siamo connessi con la DSL. Non c'è wifi nelle scuole, non c'è wifi nelle città, non c'è wifi nei musei, eccetera. Sono piuttosto rare ancora le opportunità di connessione, e internet è stato giudicato un diritto dell'essere umano al pari della libertà e degli altri diritti universali. Purtroppo
proprio perché non essere oggi su internet, sul web, non poterne fruire, significa essere tagliati fuori economicamente, socialmente, da un mondo che cammina sulla rete anche. Quindi l'Italia dovrebbe fare un gran salto in avanti a investimenti di questo genere infrastrutturali, che sono quelli che si sono fatti negli anni passati altrove. Dovrebbe, secondo me, anche una cosa su cui non si tornerà indietro è la sperimentazione che si è fatta con lo smart working, per cui onestamente penso che in alcuni casi si possa anche lavorare meglio piuttosto che negli uffici, e lì si può anche ragionare del peso che il rimanere a casa piuttosto che prendere la macchina o il mezzo pubblico Certo. Realizza dal punto di vista dell'inquinamento, per esempio, o dello stress psicofisico di qualcuno. Io sfido, diciamo, a fare la tangenziale di Palermo, per esempio, in certi orari, ti viene veramente di uscire pazzo perché potresti fare percorsi completamente diversi, trovarti a Salerno nelle stesse ore in cui tu attraversi la città. Ma questo per tornare alla battuta famosa del film, che è il problema di Palermo è il traffico, giusto? Comunque, ma è anche quello. Quindi, al di là dello scherzo, ecco, ci sono dei gap che bisogna recuperare. Sicuramente, anche la prova a cui è stata messa la scuola è enorme. L'accessibilità alla rete non è di tutti, appunto, quindi è un gap geografico, è un gap socio-economico, di strumenti, cioè proprio di tool che sono il telefono, che sono il PC o l'iPad, ma anche di competenze, quindi dal punto di vista della formazione, anche lì bisogna fare dei ragionamenti molto più seri di quello che si è fatto, e capire che ci sono, che la formazione, ma a livello forse dalle scuole elementari, ecco, deve essere modificata, a maggior ragione laddove si vanno a formare dei nuovi professionisti per mercati professionali che richiedono altro rispetto a quello che viene sfornato dalle nostre università. E lo dico anche per questo ambito specifico dei musei, della comunicazione, del digitale in genere, perché molti di noi della mia generazione, io stessa quando studiavo, io non, appunto, mi sono formata seguendo corsi online a Seoul, di musei che già si facevano e si potevano seguire. Ecco, noi abbiamo scoperto quello che 10 anni fa già facevano altrove, ed è qualcosa da cui non torneremo indietro. Però sicuramente ci sono dei ragionamenti profondi da fare, di svecchiamento nella formazione, di svecchiamento nella comunicazione, di svecchiamento nell'amministrazione. Perché molti, appunto, sbattendo, hanno capito che l'unica, cioè, magari erano stati ostili ad un'evoluzione in questo senso, poi si sono visti costretti perché altro non si poteva fare, perché veniva chiesto, perché era impossibile non esserci in questo tentativo, appunto, di rimanere connessi che c'era. Ed è tutto da cambiare, sono da cambiare i linguaggi. Infatti, nell'ultimo libro, io di questo mi occupo anche, cioè, è orientato sullo storytelling. Mi occupo nel libro di storytelling digitale, cioè delle varie forme in cui si esprime oggi questo modo che in realtà sembra nuovo, ma non lo è, perché è quello che l'uomo primitivo faceva intorno al fuoco, cioè di raccontare storie. Esatto, è qualcosa che abbiamo nel nostro DNA. Si è compreso che per rendere comprensibile, per avvicinare un pubblico che può avere considerato la cultura qualcosa di fortemente elitario, no? In cui gli studiosi, loro se la cantavano e loro se la suonavano, e quindi chi si avvicinava a un museo, lo faceva a volte, o lo fa tuttora, con
delle difficoltà anche, no? Di carattere veramente cognitivo. Si è capito che bisogna cambiare i mezzi, che comunque mezzi devono rimanere, ok? Cioè non sono il fine. La tecnologia non deve essere mai il fine, dico io, ma deve essere un mezzo di trasmissione, di coinvolgimento, di trasmissione di emozioni e di attraverso linguaggi diversi che devono essere anche lì rimodulati. Quindi c'è necessità di storyteller, io dico, in questo paese. E questo paese ha un'infinità di racconti, di storie, Esatto, tra l'altro nel anche pieghe. culturalmente noi Esatto. siamo bravi a fare queste cose, però non le applichiamo. Esatto. Quindi il modo di autorrappresentarci anche nella nostra offerta culturale e turistica, perché anche di questo parliamo, deve essere nuovo, deve essere appunto totalmente innovato e puntare a questo. Ma è necessario che la gente, che le persone siano formate a farlo. Perché non possiamo continuare a improvvisare come spesso si è fatto. C'è necessità delle giuste figure professionali che vengano riconosciute. Solo di recente, con la riforma, mi pare del 2018, del sistema dei musei italiani, hanno ammesso la figura del social media manager, ma ancora in realtà questa figura è questo Sisifo che regge il peso di un mondo molto difficile, Esatto, anche complicato, la responsabilità di comunicare. per il quale bisogna essere adeguatamente formati, perché appunto non è fare il post su Facebook o la bella foto instagrammata, è un lavoro ed è un lavoro serio, bisogna saperlo fare e anche lì capire che i musei devono passare da una comunicazione adeguata è fondamentale. Senti, ti chiedo di tutti gli esempi e modelli che ci sono in giro, tiramene fuori uno nel mondo che secondo te va assolutamente conosciuto e quale secondo te in Italia è diciamo un faro, comunque un esempio almeno da seguire per qualcosa? Allora, io ho scoperto proprio scrivendo il libro un esempio sui social media che mi è di cui veramente appunto mi sono innamorata ed è capitato di averne parlato anche in altre occasioni. È un museo francese che è il museo della grande guerra della battaglia della Marne, che nel 2000 14 si affida ad una agenzia di comunicazione, quindi non al primo sprovveduto, e decidono di creare un personaggio dal nulla, okay? Quindi un personaggio inventato, per cui hanno costruito una vita intorno a questo personaggio in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Hanno inventato la figura di questo professorino francese di nome Léon Vivien, che parte per la guerra sul fronte francese e creano una pagina Facebook di Léon Vivien. Caspita, me la ricordo questa cosa, ma di qualche anno fa questo. Di qualche anno fa, ma è talmente tanto bene costruita che anche se di qualche anno fa è esemplare, secondo me, è Sì. esemplare del potere che le storie possono avere dal punto di vista sia immaginifico che emotivo. Perché cosa hanno fatto? Hanno creato tutto intorno a Léon Vivien una serie di altre figure che erano la moglie, qualche amico, eccetera. Ovviamente le foto di questi profili o delle pagine erano le foto che ci potevano essere agli inizi del Novecento. Quando Léon va in guerra, Léon posta come se Facebook fosse esistito allora, no?
E quindi racconta la vita in trincea, le difficoltà, i tagli di giornale, le poche notizie che arrivano, i passatempi che hanno con militoni, che facevano degli oggetti, dei giocattoli, delle cose. E, fino poi alla battaglia finale in cui lui prende il fucile. E saluta la moglie dicendole ti amo su Facebook, però si capisce, si sente, diciamo, che questa guerra, questa battaglia sarà difficile. Per un paio di giorni non si hanno notizie di Leon, che non risponde ai post, ai solleciti, no? Di sua moglie, Madeleine, degli amici, Leon che fine hai fatto, dacci notizie, eccetera, eccetera, e di tutti quelli che seguivano questa pagina, 60.000 persone. E poi dopo 2 giorni il museo scrive sulla pagina di Leon comunicando a chi seguiva questa storia che Leon era morto. E in realtà questa storia è esemplare perché? Perché loro hanno fatto una campagna di marketing vera e propria attraverso lo storytelling. La gente che seguì ha pianto per la morte di Leon perché sono affezionati veramente, è durata 10 mesi, qualcosa del genere Sì, questa storia. me la ricordo. Esatto, e alla fine io la racconto perché appunto gli altri, chi ci segue magari non la conosce, però è esemplare perché quando si sono visti privati del loro beniamino sul fronte, le persone in realtà hanno capito che il messaggio vero che voleva trasmettere il museo era che Leon e Madeleine erano personaggi inventati, però dice, se voi venite al museo troverete tutti gli altri Leon e Madeleine, le cui storie comunque noi raccogliamo qua. Perché loro cosa hanno fatto? Nei post che faceva Leon, ovviamente i ritagli di giornale, l'oggetto, piuttosto che il vestito, le fotografie, eccetera, erano della collezione del museo. E la gente è andata al museo a cercare queste storie a cui si era affezionata, e c'è stato un più 45% di visitatori dopo la storia di Leon. Questo è l'esempio che ti riporto. L'altro esempio è un esempio casalingo di casa mia, che io ho studiato anche abbastanza, che è l'esempio del Museo Salinas, che ormai scherziamo e diciamo che si era sperimentato già il Covid con il Salinas nel 2013-2014, quando questo museo, che è il Museo Archeologico Regionale di Palermo, che era nazionale per il valore delle collezioni che contiene, le opere da Selinunte e così via, in realtà era chiuso per restauro da anni. E ci si era dimenticati dell'esistenza del Salinas. Una persona che lavorava appunto dentro il museo, io in quel momento ero consulente dell'assessore che allora c'era, che purtroppo nel frattempo, in quest'ultimo anno appunto è morta, che mi aveva voluto appunto come consulente per le strategie digitali. E lì, in quell'anno abbiamo lanciato un sacco di pagine Facebook di musei, fra cui appunto queste del Salinas, grazie appunto all'idea di Sandro Garrubo, che poi è diventato un carissimo amico, e che ha impostato una comunicazione di un museo chiuso che però voleva farsi conoscere, aprirsi al pubblico, e così è riuscito a fare. Tra l'altro, svecchiando completamente il linguaggio archeologico, che fino a quel momento era un linguaggio assolutamente diverso, ancora molto autoreferenziale, sicuramente molto tecnico, e sui social certe cose allora non si vedevano. E il risultato è stato che quando il Museo Salinas ha aperto il suo pian terreno, perché ancora stanno aprendo man mano appunto le sale, ci sono state 2.000 persone. In realtà, quello che è importante, ecco, è che è venuto fuori nei miei ragionamenti nel libro che io ho finito poi di scrivere durante il lockdown. Quindi tutto quello che succede con il Salinas.
È qualcosa che viene fuori da una ricerca di connessioni, connessioni che devono essere fisiche, ma sono anche digitali e sono soprattutto nei confronti delle comunità locali, perché il museo, la sua missione ovviamente è non di fare più biglietti di turisti, ecco. La sua missione ovviamente è di comunicare il patrimonio e Certo. principalmente di ricostruire quelle reti di connessioni che esistono fra il patrimonio e il territorio che lo ha espresso. Il lockdown mi ha proprio fatto comprendere questo passaggio di modello. Io infatti suggerisco un nuovo modello di museo che per carità può essere come tanti altri modelli, ecco, però secondo me il salto di qualità anche nella metafora stessa è il passaggio dal museo di collezione al museo di connessione, cioè basta cambiare Qualche qualche lettera esatto, qualche e consonante. Il salto è enorme e questo significa che il museo deve andare a cercare i propri pubblici che ormai sono veramente molteplici e lo può fare attraverso anche e soprattutto le tecnologie. E quindi questa prova a cui i musei sono stati messi è stata un banco di prova dal quale, appunto, come ti dicevo, non si tornerà indietro, perché ci si è resi conto che alla fine c'è un pubblico anche affamato di contenuti comunque di qualità, perché quello che dicevo è non ti puoi improvvisare. Se fai un video dentro un museo, lo devi fare con una certa qualità Certo, anche, ovvio. giusto? Così come postare foto come è capitato di aver visto, dai cataloghi cartacei che sono stati fotografati col telefonino, non è fare comunicazione visuale, di visual storytelling o di altro adeguata. E quindi secondo me questi sono stati, diciamo, i due, per rispondere Tra l'altro appunto alla tua cioè domanda. non hai neanche parlato di chissà quale tecnologia, perché molto spesso si è forse portati a pensare che per innovare la comunicazione di un museo, eccetera, bisogna andare a trovare chissà quale tecnologia nuova, difficile, Allora, costosa. In realtà no, cioè gli esempi di cui mi hai parlato, certo, sono articolati, sono molto ben pensati, ma alla fine si sono svolti tutti attraverso delle pagine Facebook. esatto, tra l'altro quella del Salinas a costo zero praticamente perché non c'era nessuna società di comunicazione come nel caso di quel museo francese. Ho analizzato veramente una valanga di esempi nel libro. Proprio perché per prima io mi ero chiesta, scrivendo mentre scrivevo, ma che cos'è lo storytelling digitale? Okay? Cioè, perché in realtà vedevo tantissimi esempi e tutti anche molto diversi fra loro, e capivo che le definizioni che venivano date stavano strette. Per cui in realtà mi sono resa conto che ci sono tante forme, io ne ho analizzate 14. All'interno delle quali, in alcuni casi, nel storytelling visuale, in quello interattivo, animato, in quello immersivo, ci sono anche tante sotto, diciamo, categorie. Per cui, quello che ho voluto esprimere all'interno della ricerca, perché di una ricerca comunque si tratta, e il grande ventaglio di esempi a cui si può attingere per avere un'idea di come raccontare qualcosa, una propria collezione, una storia legata appunto al proprio museo, al proprio territorio. Per cui si può anche andare dalla realtà virtuale, immersiva, con i caschetti, con le ricostruzioni tridimensionali, con effetti di alta cinematografia digitale, quindi che hanno ovviamente anche dei costi da questo punto di vista, ad esempi fatti di poco, anche dei meme, per esempio, no? E quindi in realtà
anche dei piccoli sketch o progettini fatti con la tecnologia dello stop motion, per esempio. Questa che secondo me potrebbe essere anche una cosa che se ci pensiamo, abbiamo visto utilizzatissima dalla Lego ultimamente, Sì, è vero. ma è quello a cui siamo abituati dagli anni 70 in realtà, o dalle pubblicità del caffè, della lavazza e così via. Ci sono talmente tante possibilità appunto di comunicazione che sicuramente ne avrò dimenticata qualcuna. Non voglio pensare di avere messo un punto, ecco, allo storytelling digitale, però di avere cercato di razionalizzare un po' l'ambito di ricerca, anche per appunto fornire dei suggerimenti laddove possibile. E c'è dal budget zero No, infatti. ai migliaia di euro, ovviamente, come Senti, soluzione. a proposito di... Io adesso, vabbè, ho messo il link ai tuoi libri, adesso li ho messo all'ultimo, perché ovviamente questa parte di storytelling digitale a me interessa, o a me ovviamente da comunicatrice interessa tantissimo. Ma a proposito di suggerimenti, io so che tu hai preparato, me l'hai detto, hai preparato un po' di libri, e siccome Sì, qua ci sono anche avidi lettori... allora sì, vi dico i libri che un po' mi hanno ispirato, perché io sono, come avrete capito, una che contamina, che mastica un po' di marketing, eccetera. E lo storytelling è anche molto marketing, A ok? voglia. Anzi, deve essere anche nella progettazione culturale. Che sia appunto dalla mostra digitale al videogioco, deve ormai essere orientato ad essere pensato sin dall'inizio come uno strumento di marketing culturale e turistico. Quindi sono una che contabile. Le letture che in quest'ambito io ho trovato più interessanti. Io ho selezionato una serie di cose. Allora, questo, Ok. Manuel Castells, che è Galassia Internet, scritto nel 2001, che è un visionario, ok? Manuel Castells è un sociologo del web ed era in grado già di capire dove si stava andando nel 2001. E già le sue pagine sembra, cioè, nelle sue pagine sembra di leggere boh, qualcuno che veramente vedeva molto più in là e che già diceva che se non si è su internet è come non esistere. Quindi già lo diceva nel 2001, sono passati praticamente 20 anni. Altro testo fondamentale è Cultura Convergente di Harry Jenkins, che parla appunto del mondo di oggi, è del 2006 questo, però anche qui è molto attuale, parla tanto di transmedia e così via, perché in realtà c'è quella che viviamo è un'età appunto di convergenza dei media fra loro, non esiste più un mondo in cui i media sono differenziati. Ed è un mondo in cui lui parla anche di partecipazione, che era quello appunto, come vi ho detto, di cui parla Nina Simon nel 2010 con The Participatory Museum, che trovate online. Questo non ve lo faccio vedere perché lo potete trovare online, ed è il libro che ha segnato veramente il punto di svolta dei musei. Altro libro che suggerisco è Racconti da museo, a cura di Cinzia Dalmaso, in cui ci sono tutta una serie di contributi sullo storytelling per i musei, tra cui anche il racconto del Salinas. Ho trovato molto interessante questo libro del 2018 di Andrea Maolini, Comunicare la cultura oggi. Che anche qui parla, mette insieme cultura e marketing, per cui si parla del marketing della cultura, anche delle digital PR, per esempio. Ed è un agile manualino, tutto
sommato, però molto denso, devo dire, è molto interessante. Poi varchiamo invece e andiamo oltreoceano, perché tra quelli che si sono occupati di storytelling, nel senso occupati a livello di storytelling della cultura, poi sui loro passi, perché poi hanno pubblicato seconde, terze, quarte edizioni, eccetera, delle loro opere rivedendole, ci sono soprattutto Brian Alexander con The New Digital Storytelling, che lui ripubblica dopo 10 anni nel 2018, in cui affronta alcune forme appunto di storytelling digitale. Lui veniva da una scuola di storytelling digitale che è quella di Lambert, di Joe Lambert, che negli anni 90, era il 94, fonda a San Francisco il Center for Digital Storytelling. E allora il digital storytelling era dei brevi video, dei video che si facevano insieme registrando le storie delle persone. Che per me è una forma del oggi, è una forma del digital storytelling, che è il video storytelling. Brian Alexander era uno dei seguaci di Lambert e fa, diciamo, un salto, ovviamente, perché non può essere più considerato solo video storytelling. L'ultimo, di cui vi porto ad apprezzare, diciamo, lo spessore, ben 770-80 Una pagine, Bibbia la praticamente. Bibbia del La Bibbia del digital storytelling, l'inarrivabile, non credo che ci arriverò mai, la sua quarta edizione di Carolyn Handler Miller. Ed è una guida all'intrattenimento interattivo, diciamo viene chiamato, in cui si parla di ogni tipologia possibile, appunto, anche qui di storytelling, dei suoi effetti. Si parla molto di storytelling anche cinematografico qua. E questo, diciamo, edizione 2020, in cui lei Con fresca fresca. riprende, rielabora, sì, fresca fresca, riprende e rielabora quello che aveva scritto in passato. Mi pare che fosse pure lei del 2008 la prima edizione, proprio perché in realtà, perché vi dico questo? Perché è una branca talmente tanto in evoluzione che bisogna starle dietro, ecco. E chi se ne è occupato non ha mollato la presa, ecco, per fortuna, aiutando anche noi che abbiamo voluto fare un po' di Noi, io che ho voluto fare, prima di tutto volevo chiarire a me stessa che cosa fosse appunto questa branca. E poi ho pensato che quello che alla fine avevo raccolto potesse essere uno strumento anche per altri, e non soltanto, diciamo, per me. No, ma poi tra Io sono l'altro, cioè, posso una dirti che ama tranquillamente. condividere Esatto. il più possibile le sue ricerche, le pubblicazioni. No, Sì, scusami, sono una che cioè, scrive anche tanto. no, quello che è molto, molto interessante è la contaminazione, perché obiettivamente trovare cioè persone nel tuo settore, adesso magari è sicuramente più facile perché comunque c'è un'apertura mentale. Anche influenzata probabilmente dalle esperienze estere, ma trovare persone nel tuo ambito che abbiano appunto voglia e curiosità di raccontare in modo diverso il patrimonio culturale, secondo me non è semplice. Abbiamo un po' di lag, No, forse. no, non è Ok. affatto semplice. Io ti ho sentito un po' però a tratti, è andato via un po' l'audio. Quindi non ho colto tutto quello che hai detto. Ho capito che appunto dicevi che non è semplice raccontare nel mondo della cultura. Perché in realtà bisogna accettare il fatto che appunto
Se si vuole veramente perseguire la mission delle istituzioni culturali, la mission deve essere quella della democratizzazione della cultura, cioè di rendere la cultura accessibile e comprensibile a tutti. Quindi è dai linguaggi che si deve partire, perché al di là delle tecnologie, perché come dicevo, l'elemento che diventa quasi ostativo per chi si tiene fuori da un museo è il riconoscere a se stesso di non essere in grado di capire quello che viene esposto. Se si riesce ad avvicinare questa tipologia di pubblici, che non hanno una formazione, c'è da dire anche che purtroppo la nostra formazione anche scolastica è peggiorata enormemente negli ultimi anni dalla riforma Gelmini in poi. E quindi anche lì le carenze storico-artistiche, per esempio, sono enormi. Quindi perché in un ragionamento diciamo, da chi ha masticato di economia della cultura, perché dovrebbero essere disponibili a pagare un biglietto, quella che gli economisti chiamano la willingness to pay, cioè perché devono scegliere di pagare il biglietto di un museo piuttosto che andarsene al concerto o a bersi una birra. Non metto il museo al pari di altre esperienze culturali, quale può essere un teatro piuttosto che un cinema, che già comunque ha una fascia di diciamo di pubblico più ampia, certamente di un museo. Bisogna renderli disponibili a pagare, perché in realtà bisogna rendere loro accessibile la cultura e quindi aprire attraverso appunto il linguaggio cambiato, l'apertura, il disvelamento, ecco, della cultura, che non è una banalizzazione, che non è abbassarsi di livello, ok? Ma è mettere veramente a rendere concreta la missione per cui chiunque di noi che faccia scienza sotto tutti i punti di vista, lo faccia perché essa diventi pubblica. Per essere pubblica deve essere comunicata, deve essere comunicata adeguatamente. Quindi riuscire a fare in modo che queste persone siano poi disponibili a comprendere. E una volta che sono, diciamo, avvicinate attraverso una maggiore facilità, appunto, di comprensione, possono essere pubblici che sono in grado di tornare perché quell'esperienza comunque in qualche modo li ha soddisfatti, li ha magari anche stupiti, no? Cioè, dice, guarda, quella cosa l'ho capita. Perché a volte è anche semplicemente questo che li tiene lontani, proprio la paura di mostrare a se stessi e agli altri di non essere in grado di capire quello che viene trasmesso, di non avere appunto le competenze o la formazione per apprezzare un'opera d'arte piuttosto che un meccanismo scientifico esposto in un museo. Ecco. Questo è quello verso cui oggi devono andare in musei. Molti musei già lo fanno, soprattutto a livello anglosassone, anche i nostri hanno cominciato a farlo. Però deve essere un concetto obbligatorio, deve essere scritto a chiare lettere dietro le poltrone dei direttori dei musei di oggi. Quindi per me tutto questo è appunto favorire connessioni in tutte le modalità possibili, che passano anche sempre come mezzo dalle tecnologie, dai social media, dai siti web e tutte dalle esperienze digitali che si possono vivere dentro un museo, dalle audioguide, da tutto ciò che può essere utilizzato a corredo di una missione che è quella della comunicazione, della cultura. Bellissimo, guarda, bellissima chiosa la tua, è fantastico, cioè,
Fantastico. Senti, io ti ringrazio tantissimo. Come al solito, non sono riuscita neanche questa volta a stare nei tempi. Scusami se magari ti ho Domande, trattenuto. perché io pure se mi dai da parlare, c'erano Guarda, c'è domande. un commento di Ilenia Azzori che dice: per fare questo si dovrebbero anche conoscere meglio i pubblici e non lo si fa abbastanza. Assolutamente, Eleni ha assolutamente ragione, ed è con Eleni siamo amiche, facciamo parte della commissione per le tecnologie di Com Italia. Ed è vero, perché in realtà questi studi, che dovrebbero essere imprescindibili all'inizio proprio della progettazione di un percorso di comunicazione culturale, non vengono messi in campo. E i pubblici non sono soltanto le fasce d'età, No, certo. sono appunto fasce cognitive anche molto spesso. E non sono solo i turisti, cioè in realtà ci sarebbe da fare una targettizzazione, che se uno volesse andare a corrispondere veramente alle necessità o alle richieste di ogni singola fettina di quella torta che fa il pubblico, ci sarebbero 10-20 strategie di comunicazione diverse almeno. E non è Assolutamente, facile, non è assolutamente. facile. Ma questo è un problema della comunicazione anche trasversale, perché non è soltanto nei musei, eccetera. L'ascolto e il conoscere il proprio target e il proprio pubblico purtroppo è un neo di gran parte della comunicazione in vari settori. Si comunica perché si deve comunicare, ma non per raggiungere qualcuno, appunto per creare connessione, come hai detto tu. Senti Elisa, grazie mille. Abbiamo dei grazie che poi ti leggerai Va in bene, seguito. volentieri, volentieri. Grazie per l'entusiasmo, grazie per la voglia appunto di contaminazione, eccetera. È veramente molto encomiabile. Sono veramente contenta di averti avuta qui. Grazie a te dell'invito, assolutamente. Io sono sempre disponibile a condividere, appunto, Ecco, guarda. passioni, conoscenza, informazioni, appunto, libri letti e così Fantastico, via. guarda, usa il gruppo come meglio vuoi, perché noi, guarda, noi amiamo spaziare, appunto, anche noi siamo per la contaminazione e per l'allargamento delle sinapsi del cervello. Grazie mille ancora Elisa, ti auguro una buonanotte. Grazie a voi che ci avete seguiti e ci vediamo giovedì prossimo per un'altra una nuova live, che okay, ovviamente adesso non vi svelo. Se vedete questa diretta in replay, avete delle domande, come al solito fatene nei commenti, perché Elisa comunque è taggata, poi con calma vi Assolutamente. potrà